Allora, sì, un mondo arcaico per metà film, che è il punto di partenza appunto del film. Ma io ho scoperto, diciamo, tutta la vicenda delle Vergini Giurate attraverso il libro di Elvira Donés, a cui il film è liberamente ispirato. Quindi una persona che aveva visto i miei lavori mi ha consigliato di leggere questo libro, l'ho letto e da lì è iniziata la mia avventura, che è durata 3 anni e mezzo. Un'avventura fatta di cercare di addentrarmi sempre di più appunto in quel mondo, in vari modi, anche andando di persona varie volte. Devo dire che è un luogo che mi ha stregato da subito, è un luogo che ho visto in varie stagioni diverse, per cui diciamo, poi noi abbiamo avuto la fortuna di avere questa neve che ha cambiato il paesaggio, per cui si passa da un paesaggio di questi sassi, queste sassaie, no? Di cui appunto mi sono innamorata subito, a questa neve che nel giro di poche ore ha completamente stravolto il paesaggio. Diciamo, la scelta fotografica, visiva, era comunque quella di volerlo legare in maniera armonica all'altra parte di film. Cioè, col direttore della fotografia io da subito ho parlato con lui, esponendo il mio desiderio di voler creare un film che avesse comunque una sua armonia fotografica, quindi non andare a calcare la differenza proprio tra mondo arcaico e mondo moderno di qua, perché comunque volevo che il film avesse una sua impronta emotiva precisa, e ritenevo che questo passaggio continuo, che poi la struttura, se fosse stato calcato da una fotografia, che differenza poteva risultare pesante, insomma. E poi volevo proprio un'armonia tra i due mondi, in realtà. Alba è stata la scelta che ho avuto, che ho fatto dall'inizio. Io ho scritto il film pensando a lei. L'ho fatto leggere subito e ne abbiamo parlato tanto per tutta la fase di preparazione, e ho sempre pensato che solo lei potesse fare questo ruolo, e ne sono convinta. Ecco, a questo proposito, ne abbiamo già parlato con Alba, un lavoro millimetrico sul cambiamento, almeno questo ci abbiamo visto noi, no? Ecco, come avete lavorato, in che sinergia, quanto lei ha lavorato sul suo corpo e sul suo script e quanto tu in fase poi anche di ripresa hai colto no, delle sfumature? Allora, diciamo che con Alba c'è stato un lavoro di preparazione molto approfondito, proprio di conversazione nostra continua sul personaggio, di lettura della sceneggiatura, di commenti, di tanto tanto parlare, affrontarlo insieme. Dopodiché c'è stata la fase proprio di creazione del look esterno, che comunque ci aiutava molto anche poi a trovare ovviamente l'interiorità del personaggio, e quindi niente, abbiamo insieme trovato delle linee guida sulla postura, sulla camminata, sulla voce, insomma tutte le caratteristiche che poi sommate insieme creano il personaggio di Mark. E poi c'è stato un rapporto direi simbiotico tra me e lei sul set. Per cui tutta questa preparazione alla fine aveva una continua ricerca tra me e lei, giorno per giorno, giorno per giorno, stavamo lì a aggiungere, togliere, spostare, ma era tutto molto semplice, era tutto molto naturale, perché lei era estremamente dentro al personaggio.